Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: grande gioia per il programma di Maria De Filippi, proprio un amatissimo volto del dating show di Canale è diventato papà. Non ci credereste mai, ma stiamo proprio parlando di lui. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme. Wed, Maria De Filippi. Oggi è un uomo innamorato della sua compagna e di sua figlia, ma qualche anno fa divenne famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi non andò come sperava, ma oggi la sua vita è completamente cambiata, ecco di chi stiamo parlando. Volto amatissimo di Wed è diventato papà, ecco chi è. Vi ricordate di Antonio Morricone? Sì, proprio lui. All'epoca, quando decise di prendere parte al programma di Maria De Filippi per corteggiare Teresa Langella, aveva solo 26 anni. Il suo percorso a Uomini e Donne non andò come sperava, dato che la tronista scelse Andrea Del Corso e non lui. Antonio era innamorato di Teresa e per lui fu una grande delusione. I fan della trasmissione speravano di rivederlo sul trono, ma lui decise di andare avanti per la sua strada, lontano dalle telecamere. Dopo qualche mese dalla fine della sua esperienza a Uomini e Donne, Morricone ha conosciuto e si è innamorato di un'altra ragazza, di nome Yula Schumer. I due sono ancora oggi una coppia e pochi giorni fa hanno annunciato la nascita della loro primogenita, una gioia immensa. Antonio Morricone e Yula Schumer. Antonio Morricone e Yula Schumer sono diventati genitori, il dolce annuncio. Pochi giorni fa Antonio Morricone e Yula Schumer hanno dato l'annuncio della nascita della loro bambina sui social. Le foto della piccola Isabella hanno emozionato tutti e in pochissimo tempo i neogenitori sono stati travolti da una pioggia di likes e commenti. La primogenita dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne è nata il 3 maggio 2022 alle 16:07. Yula, attraverso un lungo post su IG, ha manifestato tutte le sue emozioni e ha esordito dicendo: è cambiata per sempre la nostra vita. La bellissima influencer ha anche speso delle bellissime parole per Antonio che è stato sempre accanto a lei, supportandola dalla prima contrazione fino alla nascita della piccola Isabel. Non potevo trovare un compagno, amico e fidanzato migliore ed adesso anche un papà. Una gioia incredibile, non ci resta che augurare tanta felicità e amore a questa bellissima famiglia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!